Il comunicato ufficiale numero 51 ha stabilito le modalità relative a promozioni e retrocessioni riguardanti i campionati affiliati alla Elen di Puglia, per intenderci quelli dall'eccellenza in giù, tanta l'attesa di conoscere in che modo sarebbe stato disciplinato il salto in Serie D. Nessuna doppia promozione come auspicato dal presidente Tisci, ma le vincenti dei due gironi di eccellenza si affronteranno in sfide articolate in andata e ritorno. La vincente approderà in interregionale, la perdente accederà direttamente alla fase nazionale dei playoff, aboliti di conseguenza gli spareggi regionali. Lecito chiedersi anche in che modo si retrocede. Faranno ritorno in promozione le ultime in classifica dei due gironi, nel girone A di default l'ultimo posto è già da appannaggio della rinunciataria United Sly, e la perdente della sfida playout tra terzultima e penultima, a patto che tra le due non intercorra un distacco pari o superiore ai canonici 7 punti. Postilla, infine, relativa a un'eventuale interruzione definitiva dei campionati causa pandemia. Qualora ciò avvenisse, le classifiche verrebbero cristallizzate e i verdetti di riflesso dipenderebbero da quanto maturato prima dello stop.